Buongiorno signore e signori, ragazze e ragazze. Vabbè, buongiorno, senza troppe formalità. Ci troviamo qui a San Vito Marina perché oggi voglio portare un giretto, diciamo, sulla costa dei Trabocchi, la costa abruzzese, quindi tagliando tutta la parte da Pescara, parte abbastanza noiosa per arrivare qui in nazionale. Adesso inizia il pezzettino interessante, la costa dei Trabocchi che arriva fino a, diciamo, fino al Gargano. San Vito Marina, le frizze chic, quasi magnolo pesce buona e si paga poco. Ci vado veramente anche a Pescara molto spesso e devo dire che si mangia decentemente, logicamente è una cucina, diciamo, rosticceria di mare, trattoria di mare. Non è che puoi pretendere il piatto di alta cucina, di chef stellati, però si mangia decentemente e si paga, a mio parere, si paga poco, perché ogni portata sono 6 euro, ma devo dire che, ripeto, cucina veramente buona. Non è che sto a fare una marchetta, che a me non mi pagano, però insomma si mangia veramente buono, veramente bene, si mangia veramente buono, veramente bene. Dieteci, perché vale la pena. Se vi trovate a passare dalla costa dei Trabocchi, le frizze chic, lo pesce se magnifique, e a me. Allora, dove sta l'eremo d'Annunziano? Dovrebbe stare più sotto l'eremo d'Annunziano. Non corriamo troppo perché purtroppo abbiamo il casco rumoroso, casco Valor dell'aero, un buon casco, però il problema è che è molto rumoroso alle alte velocità e quindi il microfono, l'audio dà molti problemi, insomma, dai suoi problemucci con le turbolenze, nel senso che il microfono, com'è, ha troppi rumori intorno, l'audio incomincia a perdere di qualità. Ecco, in queste curve della costa dei Trabocchi, qui dentro, lì, salendo da qui, da più avanti, adesso vi faccio vedere, si può raggiungere l'eremo d'Annunziano, dove D'Annunzio si veniva ad ispirare per le sue poesie porno. Bello questo scorcio di questa doppia curva, destra-sinistra, e vista mare, destra-sinistra, e vista mare, costa dei Trabocchi. Costa dei Trabocchi, Rocca, comune di Rocca San Juan. Vai, sorpassino, che busto. Ma veramente piano. C'è un sorpassino perché ce li abbiamo davanti. E quindi punta isolata. Qui sotto c'è un altro bel trabocco dove si può mangiare pesce, non ci sono mai venuto, quindi non lo so com'è. Qua ci sta un bel trabocco, il Cavalluccio, qui sotto, punta Cavalluccio, e qui praticamente ci viene tutta la Lanciuano bene, ci accingiamo alla costa dei Trabocchi, località Fossa Cuesia. Qui al mare ci viene tutta Lanciuano,
sempre l'utagada, sempre bella visuale e Marina di Fossacese da qui. Stamattina giornata un po' così, un po' velata, c'è un sole timido, ma veramente che non riesce ad uscire. Sinistra. Svoltiamo. Passiamo per l'ex passaggio a livello. Qui prima c'era il passaggio a livello, dopo ci hanno tolto il treno. Hanno fatto una pista ciclabile che arriva fino non so dove. Se funziona, non funziona. Mo ci mette nelle barriere, mo ci mette nelle fiere. Ecco a voi Fossacesia Marina, bellissima località di mare. Praticamente il mare, questi che vivono qui, che hanno le villette, ce l'hanno in casa. Veramente bello. Andiamo piano. Spettacolo, veramente. Un bel posticino dove vivere tranquilli e rilassarsi e godersi la vista del mare. Fossacesia Marina, carina veramente per venire a prendere il sole sopra i ciottoli, però bella, bel posticino di mare. Adesso torneremo sulla nazionale, proseguiremo verso sud. Di Sangro, Marina di Torino di Sangro, quindi facciamo un bel giretto a Marina di Torino di Sangro. Scendiamo sotto il sottopasso. Un'altra piccola stazione balneare sulla costa dei Trabocchi, le barche dei pescatori e qualche villetta, insomma, veramente carina, veramente carina. Adesso piccola sosta, poi riprendiamo verso le Morge. Ok, piccola sosta. Benissimo, pausa fatta. E adesso riprendiamo il nostro giretto turistico.
si va verso nuovi orizzonti, borgata marina. Marina, marina, marina. Ecco la rotatoria, siamo arrivati. Giriamo a sinistra. L'Idole Morge. Qui diciamo che la spiaggia è caratterizzata da sabbia, non da ciottoli. E ci sono degli stabilimentini balneari, ombrelloni, una spiaggetta diciamo classica di sabbia, località classica fatta da spiaggia di sabbia. Signore e signore, ecco a voi l'Idole Morge. Carino, tutta sabbia. Stabilimenti balneari, ciao sole, c'è scritto sul muretto. Logicamente gli stabilimentini sono tutti chiusi, non c'è nemmeno un posto dove prendersi un caffè, va bene, va bene. Altro motociclista, era quello che correva prima. Si va a sciacquettiare, logicamente. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.